E ora ci spostiamo al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, dove anche ieri si è verificato un episodio piuttosto grave, allarmante, testimone anche questo fatto del clima che si vive, anche delle difficoltà che soprattutto gli operatori, sia quelli sanitari sia quelli della sicurezza, attraversano nello svolgere il proprio lavoro, sia pure in condizioni particolari, con persone in attesa. Ma Luca Pompei, che vedo in diretta con due ospiti, ci spiega intanto cosa è accaduto e soprattutto cosa dovrà accadere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, lì al pronto soccorso dell'ospedale, per evitare che si possa nuovamente ripetere. A te, Luca. Sì, Carmine, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, dicevi bene, l'episodio è della notte di qualche giorno fa, del 25 marzo. Due infermieri aggrediti dal figlio di un paziente che ovviamente non voleva aspettare il tempo dovuto. Un episodio grave che fa il paio con quello accaduto, lo ricorderete tutti, lo scorso 18 agosto, quando addirittura un agente della polizia fu gravemente ferito da un uomo che voleva saltare la fila, e questo agente tra l'altro insomma rimediò anche un trauma cranico per quell'episodio. L'ennesimo episodio in una situazione, quella del pronto soccorso di Pescara, 13° pronto soccorso in Italia, un afflusso medio di 100.000 pazienti, il pronto soccorso più grande d'Abruzzo. Dottor Albani, siamo alle solite, il dottor Alberto Albani, primario del pronto soccorso di Pescara. Sì, purtroppo è l'ennesimo episodio, lei ne ha ricordati alcuni, ma anche qualche giorno fa un altro infermiere è stato sfiorato da un colpo di bastone che un paziente cercava appunto di colpirlo, e l'ennesimo episodio è legato al fatto che il pronto soccorso ormai in tutta Italia sono l'unico punto di riferimento H24, la popolazione quindi si rivolge in massa a queste strutture e noi diamo il massimo efficienza, la massima collaborazione per cercare di aiutare tutti, soprattutto i codici più gravi, però è chiaro che di fronte a una mole così alta di pazienti e poi inevitabilmente le attese sono lunghe e inevitabilmente alcune persone poi danno luogo in escandescenza. Situazioni dove è difficile trovare una soluzione in qualche modo, in passato lei aveva rivolto un appello addirittura anche ai medici di base in qualche modo affinché insomma, si riuscisse a limitare anche l'afflusso al pronto soccorso, però alle volte non basta. No, non basta, perché chiaramente alcune patologie possono essere trattate soltanto all'interno del pronto soccorso, ecco perché noi diciamo sempre alla popolazione di aiutarci ad aiutarvi, perché noi possiamo fare fronte sicuramente ai casi più gravi in tempi rapidi e rapidissimi, nei casi meno gravi chiaramente si dovrà attendere il tempo giusto, perché ci sono alcune persone che hanno bisogno più di le persone che hanno meno importanza come caso o clinico, e quindi dovranno abituarsi la popolazione, questo è un appello che faccio anche ai mass media, di istruire la popolazione che i tempi di attesa possono anche essere lunghi. Io voglio cogliere anche l'occasione per ringraziare tutto il personale medico, infermieristico di supporto che con abnegazione, altissima professionalità, tutti i giorni H24, 365 giorni l'anno svolge questo lavoro con grande impegno, e a essere anche aggrediti insomma è diventata una situazione non più tollerabile. In conclusione Albani ci diceva che sono ripresi finalmente lavori per il nuovo pronto soccorso che dovrebbe essere pronto entro l'estate, ma anche questo non è che risolve il problema. No, sicuramente aiuterà il comfort, aumenterà il comfort della popolazione che aspetta il proprio turno, ma sicuramente non diminuirà i numeri, quindi le attese saranno sempre lunghe, più confortevoli ma sempre lunghe. E sul piano della sicurezza, Carmine, chiudiamo con Giovanni Catitti, segretario provinciale del COISPI, sindacato di polizia. Ricordavamo prima l'episodio della sua collega aggredito violentemente la scorsa estate. Voi fate il vostro, vi mettete a disposizione, ma ci diceva prima i numeri sono quelli. Sì, noi infatti sono quelli, e cerchiamo noi, nonostante che l'età media sia alta sui
50 anni, ma purtroppo noi facciamo i conti con una politica scellerata degli anni passati, con il blocco delle assunzioni, considerando anche diciamo così, che della chiusura degli uffici sanitari in ambito provinciale, riversando un bacino di utenza maggiore qui nella struttura ospedaliera, facendo aspettare dalle 5 ore alle 24 ore, non è una cosa giusta. Come sindacato noi non giustifichiamo il gesto del paziente verso sia l'operatore di IPS, ma sia anche verso gli infermieri, però solo che sono delle situazioni talmente gravi che c'è una grande esasperazione dell'utenza. Ecco, voi ovviamente chiedete lo sblocco delle assunzioni perché, dicevamo, il personale è quello, viene spesso messo a giro in qualche modo, però insomma mettere la pezza non serve. Cioè, più che sblocco delle assunzioni, si sta incominciando a riprendere quello che si faceva in passato, cercando di assumere molte persone in più, solo che purtroppo fra i tempi per i concorsi e via di correndo c'è un rapporto da 1 a 5, quindi vuol dire che ogni persona ha assunto 5 persone, non considerando solo la polizia, ma anche i carabinieri e la guardia di finanza vanno via, quindi lasciando grandi spazi vuoti tra le nostre file. Grazie. Carmine, volevi intervenire? Luca, ecco, probabilmente se una delle priorità da assumere non sia poi quella di portare il presidio del posto fisso H24, cioè avere il personale anche la notte, sono gli orari più delicati per chi svolge questo lavoro e per la salvaguardia appunto del personale medico, questo probabilmente, ecco, è un presidio tema da girare. Sì, presidio H24 che Albani ha chiesto di recente allo stesso questore Misiti, ma la risposta qual è stata? Il problema è che sempre la carenza di personale, noi abbiamo un posto di fissa di polizia H12, 8, 20, ma chiaramente poi dalle 20 alle 8 della mattina dopo, quando la tipologia di interventi è diversa e anche quindi la popolazione che si rivolge al pronto soccorso è diversa, sarebbe necessaria una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Grazie Albani, grazie Catitti, se non hai altre domande Carmine ti restituisco la linea. Grazie Luca.